In questo viaggio vi accompagneremo tra le bellezze di Alcamo, la nostra città in cui siamo nati, in cui siamo cresciuti, in questo periodo di crisi economica generata dallo stato pandemico che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, diventa sempre più forte quel desiderio di conoscere la cultura, l'arte del territorio in cui si vive. Negli ultimi tempi la pandemia è stata un rivelatore della follia umana e ha disvelato quel livello di irrazionalità della società in cui noi oggi viviamo. Così conoscere diventa importante, diventa una meta importante per scoprire la propria identità, la storia e anche identità. Ultimamente valorizziamo meno la dimensione storica e così si cade in una profonda e violenta crisi di identità. Historia magistra vitae. La storia è maestra di vita. Così afferma la locuzione latina di Cicerone. La storia è luce di verità. La storia è testimone dei tempi, è specchio del presente, è trampolino di lancio per un futuro con una visione prospettica ottimistica. Con delle brevi presentazioni vi mostreremo la città di Alcamo da un punto di vista storico, contemporaneo, ma anche letterario. Ci troviamo nei pressi del Monte Bonifato, un rilievo della Sicilia nord-occidentale. Proseguiamo insieme. Al vertice del Monte Bonifato, poco prima della vetta, troviamo la Fontananza, che è un serbatoio idrico grandioso. Quello era il punto dove si accumulava tutta l'acqua della sommità di Monte Bonifato. Tutt'oggi c'è acqua al fondo, si è miracolosamente ancora salvata e risale al periodo in cui Monte Bonifato era abitato, cioè risale ai primi degli anni dell'anno 1000. Monte Bonifato è sicuramente una miniera di dati archeologici. Proprio qui, sulla vetta del Monte Bonifato, la famiglia Ventimiglia fece costruire il Castello dei Ventimiglia, o detto anche Castello de Bonifato. Ad oggi ne rimangono solamente pochi resti. Muore Federico II e comincia la lotta fra Angioini e Aragonesi. Le famiglie aragonesi che avevano il potere in Sicilia erano essenzialmente quattro, tra cui i Ventimiglia. I Ventimiglia riedificarono sulla vetta di Monte Bonifato questo enorme trapezio che fino agli anni 50 era ancora esistente. Adesso esiste solo la torre cosiddetta Saracena, ma fino alla fine degli anni 40 c'era i baluardi e le mura del castello di Monte Bonifato, più volte distrutto, più volte riedificato. Dobbiamo dire che, come tanti episodi che abbiamo già ricordato, allora non si badava molto alla storia e per mettere l'antenna fu demolita parte del castello. La torre cosiddetta Saracena si è salvata e rimane una grande testimonianza di carattere militare architettonico, perché bisogna vedere quanto infatti è imponente. Ecco il santuario di Maria Santissima dell'Alto. Durante la vigilia dei festeggiamenti, i fedeli sono soliti allestire grandi falò o luminari. La chiesetta Madonna dell'Alto si origina
degli eremiti che andavano sul Monte Bonifato, perché la storia del cristianesimo è piena, soprattutto nel periodo successivo a San Benedetto, la presenza degli eremiti. Questa chiesetta si è salvata, gli alcamesi sono particolarmente devoti alla Madonna dell'Alto. Dobbiamo sempre preservare questo punto di riferimento, che l'8 settembre diventa una festa per tutti gli alcamesi. Voglio ricordare brevemente che cosa era il 7 settembre per Alcamo. Monte Bonifato era tutto illuminato di candele, la gente saliva fin là sopra. La strada non è quella che c'è oggi, una strada molto più breve, che molti di noi siamo riusciti a conoscere anche 30-40 anni fa. Monte Bonifato è uno scrigno ancora, malgrado tutti i danni che ha subito, ancora da aprire. Sarà compito dei giovani aprirlo e saperlo proiettare in avanti verso il terzo millennio. Benvenuti in Piazza Ciullo. Anno 1875. Il comune di Alcamo dedica la piazza principale al poeta Ciullo, uno dei più noti rappresentanti della poesia popolare giullaresca della scuola siciliana. Piazza Ciullo, prima chiamata Piazza Maggiore, poi Piano Sant'Oliva, nasce dalla fusione di tre sagrati. Il primo, quello di Sant'Oliva, poi nel 1625 si aggiunse il sagrato della chiesa Santa Maria dello Stellario e dopo 25 anni il sagrato della chiesa del Collegio. Era il luogo dove si svolgevano pubbliche adunanze, era diventata il cuore della città. Nel 1880, a causa dei continui trasferimenti della sede del comune, il sindaco pro tempore, dottor Giovanni Fernando, acquistò un magazzino proprio in Piazza Ciullo, di proprietà del barone Pastore, allo scopo di costruirvi il palazzo municipale, che fu ultimato nel 1865. Dal 1880 in Piazza Ciullo, la terza domenica dopo Pasqua, si svolge la festa del patrocinio, organizzata dalla congregazione dell'omonima chiesa della Sacra Famiglia. La chiesa Santa Maria dello Stellario venne demolita nel 1964. Sull'angolo ovest della piazza c'era fino al 1929 un'artistica fontana, lavorata dallo scultore Antonino Gaggini, dove spiccava una spalliera con due scudi con inciso lo stemma della città. Prima degli anni 50 parte della piazza era basolato e parte a mattonelle di pietra lavica. Poi nel 1952, per volontà dell'amministrazione locale, fu ricoperta di asfalto. Nel 1919, all'angolo con il corso 6 aprile, è stato collocato un chioschetto in struttura lignea, in stile Liberty. La piazza nell'ultimo secolo ha subito molte variazioni. Il loggiato del collegio fu utilizzato come magazzino per gli autoservizi Segesta. Qui arrivavano o partivano gli autobus per Palermo o Trapani. E ancora da qui, nei primi anni 60, alle 8:10 in punto, partiva un autobus cittadino utilizzato dagli studenti per raggiungere la scuola media in Viale Italia. Lo stesso magazzino ospitò per alcuni anni la biblioteca comunale, che dal 2007 è a sede nel Collegio dei Gesuiti. La piazza è stata e continua ad essere uno dei principali punti di incontro. Oggi numerosi sono i locali frequentati soprattutto dai giovani. Nella stessa piazza l'animazione era grande durante le campagne elettorali.
Un palchetto ospitava i comizi molto frequentati. Anche i mediatori si incontravano in Piazza Ciullo per i propri affari, che consistevano soprattutto nella compravendita di vino o nella contrattazione di prodotti agricoli. Numerosi sono i bar. Ricordiamo che all'inizio del 1900 due fratelli che erano stati emigrati aprirono il Caffè du Brasil. Poi il nome cambiò in Caffè Siracusa poiché i fratelli vollero dare all'attività il proprio cognome. Il bar divenne famoso in varie parti del mondo per l'esportazione delle nostre cassate siciliane. Di fronte al palazzo comunale per un lungo periodo funzionò l'ufficio postale. Sui muri venivano affissi le locandine che pubblicizzavano i film proiettati nei quattro cinema di Alcamo. Nella stessa piazza, sino alla fine degli anni Ottanta, stazionavano le auto a noleggio. All'angolo con il corso 6 aprile funzionò per diversi anni il bar del centro, dove si potevano gustare, tra le altre cose, gli sfongati, soprattutto di Amarena, e i pizzetti. Chiuso il bar, il locale funzionò come rivendita di giornali e riviste. Alla fine del 1928 va ricordato un episodio raccontato dal professore Salvatore Messina nel suo libro Alcamo nella storia, nella leggenda e nell'arte. Salvatore Messina può essere considerato un ambientalista, poiché narra con disappunto l'abbattimento di un grande albero posto accanto alla chiesa di Sant'Oliva. L'illustre docente si pone interrogativi. Perché ciò fu fatto? Non era esso il cuore di tutta la piazza, il coro della chiesa? Non cinguettava esso quando nella limpida sera si riempiva di passeri? Piazza Ciullo ha subito tante trasformazioni, l'ultima il rifacimento su progetto della famosa architetto Gae Aulenti. Per Alcamo Piazza Ciullo è un punto fondamentale, è la piazza per eccellenza. E se si dice ci vediamo in piazza, è certo che si intende Piazza Ciullo. Ci troviamo nel cosiddetto Cassaruscetto, dove la gente è solita passeggiare, specie nei fine settimana. Mi viene chiesto del corso stretto, del corso 6 aprile, già corso imperiale o via imperiale, perché in quella strada, che è stata adesso modificata e diremo dove è stata modificata, quella strada ha avuto l'onore di essere attraversata dall'imperatore Carlo V d'Asburgo, l'imperatore che soleva dire: sul mio impero non tramonta mai il sole, perché era un impero che comprendeva le Filippine, l'Austria, la Borgogna, la Spagna, il Portogallo, e la gemma più bella dell'impero asburgico, la Sicilia. Il primo settembre 1535 Carlo V entra ad Alcamo, e sì, proveniente da Trapani. Quindi Carlo V in quel momento è l'uomo più potente della terra e decide di pernottare per circa mezza settimana ad Alcamo. Chiaramente il passaggio di Carlo V, che era considerato allora una specie di semidio, comportò la preparazione della strada principale di Alcamo, che era la strada che da Trapani portava a Palermo, e portò l'attuale parte del corso, bellissima, molto ampia, un aggiustamento e anche alla creazione di Porta Palermo. Infatti Porta Palermo fino alla venuta di Carlo V non esisteva, perché il corso si terminava dove c'è l'attuale chiesa di San Francesco.
la chiesa di San Francesco non era direzione est-ovest, ma nord-sud. Quindi mezza chiesa fu demolita e girata. Al posto della mezza chiesa la strada finì a Piazza Pagolino, che ancora non esisteva, e si aprì quella porta. Ecco perché si chiama Corso Stretto, perché è circa neanche la metà della parte larga del corso. Ed eccoci davanti alla Basilica di Santa Maria Assunta, chiamata da noi alcamesi Chiesa Madre, o in dialetto alcamese La Matrice, costruita nel 1332 in un luogo divenuto culla della città. La facciata esterna è stata costruita dall'architetto Emanuele Incardona nel 1787. Invece in alto possiamo osservare la maestosa cupola, con un'altezza di 50 metri ed un diametro di 10. È stata più volte ristrutturata a causa degli agenti atmosferici. All'interno vi sono tre navate in stile barocco semplice, con archiasse stuacuto. Fra le opere più importanti spiccano quelle di Antonello Gaggini, tra cui anche il crocifisso. Molti dei marmi provengono da Santo Stefano di Camastra. Inoltre è presente il Museo d'Arte Sacra, allestito nel 2010 per il volere del Vescovo di Trapani. Molte opere, scultoree, pittoriche e d'orificeria, sono state messe a riparo dopo il terremoto del Belice nel 1968 da Monsignor Vincenzo Regina. È stato uno dei momenti principali di aggregazione collettiva da parte degli alcamesi. Parliamo della festa della Madonna, di Maria Santissima dei Miracoli, patrona della città di Ancona. Ma questa sera non parleremo dell'aspetto religioso, ma di un aspetto folcloristico, ovvero la corsa dei cavalli che correvano lungo il corso principale. Già alle 14 moltissime persone prendevano sedie e sgabelli e si piazzavano dietro le corde dalle strade perpendicolari al corso 6 aprile, da dove potevano vedere questo spettacolo. Uno spettacolo antico che trae le sue origini da tantissimo tempo. Infatti le corse dei cavalli, come data storica, iniziano nel 1722 e praticamente si svolgono nel corso 6 aprile, come anche le altre edizioni successive, ma arrivavano a Sant'Agostino. Il traguardo era posto all'altezza della Via Crispi. La partenza era accanto alla chiesa San Francesco di Paola e precisamente andò con la Via Solferino. Grande la partecipazione, anche perché in quel periodo erano poche le attività collaterali che si potevano svolgere con la festa, che ricordiamo è una festa prettamente religiosa. Il popolo alcamese con il cavallo ha avuto sempre un rapporto particolare, perché era l'insostituibile compagno di lavoro. Il cavallo, quando moriva, era come se ci fosse un lutto in famiglia. Veniva accudito, lavato e coccolato all'interno delle proprie abitazioni, dove a pian terreno c'era la stalla per custodire questo animale. Ebbene, all'inizio i cavalli che venivano utilizzati per le corse erano quelli che venivano poi utilizzati per il lavoro nei campi. Parlavamo dall'inizio 1722. Dal 1820 sino al 1916 le corse si svolgono sempre in corso 6 aprile, ma il tragitto viene allungato, non più a Sant'Agostino, ma si arrivava a Piazza Vittorio Arrendi. C'è da dire che i cavalli correvano senza fantini, ma come venivano fermati? A Porta Trapani venivano messi dei grossi teli in modo che i cavalli correndo si trovavano davanti a questa sorta di muro. Ma molti cavalli, proiettati nella corsa e lanciati dalla velocità, superavano queste barriere, diciamo, di tela e poi andavano a finire nelle campagne sottostanti alla stazione vecchia, dove le persone andavano a cercarlo e molto spesso poi li trovavano. Ma la fine della Prima Guerra Mondiale segna una novità per quanto riguarda sempre questa manifestazione. Praticamente, su suggerimento di un gruppo di militari alcamesi che avevano fatto servizio nel centro e nel nord Italia e avevano visto le corse tipo il Polo di Sena che correvano con i cavalli, suggeriscono di mettere i fantini. E quindi si inizia
con i fantini. Oltre ai cavalli con i fantini, dopo la seconda guerra mondiale, anche la corsa dei calessi, sino praticamente alla fine degli anni 70. Io mi ricordo di questi calessi che partivano sempre dall'altezza della via Solferino, che andavano per il corso. C'è da dire che nella piazzetta Vespi veniva collocato un palchetto dove il sindaco suonava una campanella, seguita da uno sparo di mortaretti, e questo era il via per i cavalli che si lanciavano nel corso 6 aprile. La gente, dopo il passaggio dei cavalli, dal momento che ancora non c'erano le gabbie, si riversava tutta nel corso per vedere, sino a quando potevano, possibilmente da via Solferino sino all'altezza della chiesa di San Paolo e Bartolomeo, per vedere questi cavalli che praticamente che correvano. E in pratica, come si conosceva il vincitore? Arrivando a Porta Trapani c'era un camioncino, nel cassone si metteva il fantino, in mano teneva un'aquila disegnata che era, diciamo, il segnale che quella corsa era stata vinta da questo fantino. Poi il momento clou per quanto riguarda le corse vere e proprie, quindi la volontà di vincere, di avere il palio da esibire agli amici e da esporre per in evidenza in casa, era l'ultimo giorno della festa, cioè il 21 giugno. Dopo il 21 giugno poi c'erano le varie categorie, così come negli altri giorni, Valdalora, di Giannette che correva le cose, per vincere il palio, e quindi era la massima espressione. Praticamente chi vinceva il palio poi scendeva già due ali di folla con questo cavallo, veniva applaudito, osannato, tutto questo genere. C'è da dire che una delle caratteristiche di questa manifestazione era la gente che sbarcava nel corso 6 aprile alla fine della corsa, e il corso era tutto pieno di sabbia, e quindi tu sentivi caldo, impastavi i piedi nella sabbia, i profumi che si lavavano dalle donne, moltissime donne si vestivano in modo elegante, soprattutto fino alla fine degli anni 60, per cercare di adocchiare qualche giovanotto da portare all'altare. Ci troviamo nei pressi del santuario Maria Santissima dei Miracoli. Seguitemi. Era il 21 giugno 1547 quando accadde un fatto particolare, prodigioso. In verità era una giornata normalissima per alcune donne lavandaie che andarono a questo fiumiciattolo dove andare a trovare l'acqua per poter lavare i propri panni. Ma accadde qualcosa di particolare. In mezzo a un fitto boschetto c'era una mamma con un bambino. Ma che strano vedere questa donna che lì andava girando. Ma poi a un certo punto questa donna si è addentrata, ecco, nel bosco, e arrivano da quel bosco delle pietre su queste donne che lavavano. Forse qualcuno pensava che erano dei giovani, dei ragazzi che si divertivano a disturbare le lavandaie. Ma questa particolare curiosità ha portato poi gli uomini a scendere in quel luogo e a trovare, dopo aver tolto questi folti alberi e boscaglia lì davanti, a trovare un'immagine della Vergine Santissima che tiene tra le braccia il bambino Gesù. Ecco, questa immagine di Maria che dice la sua maternità, ma soprattutto che dice per quello che ha realizzato nella storia del popolo alcamese, e ha avuto un titolo: Madre Fonte di Misericordia, Madre di tutte le grazie, che nel tempo, proprio perché a lei tanti si sono rivolti e hanno ottenuto miracoli, cambiò il titolo in Madonna dei Miracoli. Ecco, la patrona della città di Alcamo, degli alcamesi, non solo, ecco, è un esempio della maternità di Maria, della protezione di Maria per la Chiesa tutta e per il popolo fedele, ma è anche esempio della semplicità di Maria nei confronti dell'umanità. Ecco, nella quotidianità,
nel lavoro di ogni giorno si fa presente Maria, presente come madre che sostiene i passi e che è presenza che consola, che dà gioia, che dà consolazione quindi. Ecco, a Maria, Maria Santissima dei Miracoli, allora rivolgiamo la nostra preghiera, la invochiamo con quella preghiera che è il famoso rosario in siciliano, Siti Bedda, Madre di Dio, su saluto vi rugno io, Siti Bedda, e amorosa, Siti graziosa. Ecco, a lei ci rivolgiamo, a lei vogliamo veramente chiedere con forza la sua santa benedizione, perché sostenga i nostri passi e perché ci doni veramente quella certezza di poter camminare sempre nella via del bene. Lo stemma di Alcamo è un'aquila dalle ali spiegate e il capo coronato, simboleggiante la ricchezza del territorio alcamese. Lo stemma, per la prima volta, è stato utilizzato da Federico II. Una delle rappresentazioni di questo stemma si trova nei pressi di Via Porta Palermo, in una delle pareti laterali della chiesa di San Francesco d'Assisi. Lo stemma è stato scolpito nel 1750. Da Porta Palermo possiamo osservare davanti a noi Piazza Bagolino, chiamata così in onore del poeta Sebastiano Bagolino. Ma chi è Sebastiano Bagolino? Sebastiano Bagolino visse nel XVI secolo, questo periodo di riscoperta del latino. Infatti è stato uno dei più grandi latinisti tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. Nasce nel 1562, muore nel 1604. Sebastiano Bagolino è il giovane alcamese che sogna la realizzazione della sua genialità e torna ad Alcamo, come tanti, con le pive nel sacco. Bagolino muore giovanissimo, a 42 anni, sperando che i posteri, cioè noi, gli dessimo quello che lui non ottenne in vita. Lui, come tanti giovani di Alcamo, sogna un lavoro di giornalista, di scrittore, di poeta, di romanziere, ma finita il periodo d'oro della sua vita, che è stato la permanenza a Palermo, nella Palermo rinascimentale del principe Moncada, lui deve tornare ad Alcamo a fare lezioni private e lui muore un po' triste. Infatti all'ultimo, lui che aveva scritto tantissimo, l'opera di Bagolino è veramente estesa, quindi opere di carattere amoroso, opere di carattere letterario, ma anche alla fine della sua vita di carattere religioso. Questo è il messaggio che ci ha lasciato e io invito tutti i giovani a veramente riscoprire Bagolino. Proprio in questi giorni mi è capitato di rileggerlo ed è veramente un autore grandioso. Per Alcamo sicuramente una grande pagina di gloria. E quindi chiudiamo con un ricordo di Sebastiano Bagolino che ci lancia un messaggio di allora che è anche attuale oggi. Aiutiamo i giovani di Alcamo a eccellere nell'Europa di oggi. Questo posto è anche detto Belvedere di Alcamo, un luogo ideale dove osservare il fantastico panorama, non solo col Golfo di Castellammare, ma anche le colline e i vigneti della campagna alcamese. Qui, la sera del 21 giugno, è il luogo ideale per osservare i fuochi d'artificio in onore di Maria Santissima dei Miracoli. Durante una passeggiata presso Piazza Bagolino, che è considerata una terrazza sul mondo, possiamo osservare la scultura di Turisimeti. L'inaugurazione è avvenuta abbastanza recentemente, nel novembre del 2019. Egli fu un artista alcamese di fama internazionale che risiedeva a Milano.
proprio a Milano ci ha lasciati il 16 marzo del 2021, all'età di 91 anni, a causa di complicanze Covid. Fu proprio l'incontro con Alberto Burri che gli cambiò la vita. Per mezzo di lui scoprì l'ovale, che divenne uno dei principali soggetti della sua arte, un'arte che punta alla tridimensionalità, nonostante il trascorrere del tempo non ha mai dimenticato le sue origini e la sua Alcamo. Tra le sue donazioni, anche questa, dal titolo Un ovale di marmo perlato sul panorama, capace di comunicare il contrasto tra la forma geometrica e la profondità del paesaggio. È un perfetto equilibrio, testimone della caducità della vita. La nostra spiaggia si estende per 5 km, da Castellammare del Golfo fino a Balestrate. Luogo d'incontro per i giovani durante la stagione estiva è la cosiddetta battigia. Non c'è alcamese che non ami il mare e che non è legato alla sua Alcamo marina. Qui sono cresciute parecchie generazioni, vi porto indietro nel tempo. 3 luglio 1954, Nilla Pizzi, vincitrice del primo Festival di Sanremo con Grazie dei Fiori, apre il concerto, accompagnata dal cantante pianista Luciano Sangiorgi, e si inaugura così alla Tonnara lo chalet Alcamar, allo scopo di far conoscere le bellezze della spiaggia e fare da volano per il turismo. Si trattava di una struttura in legno sulla quale organizzare soprattutto partite di basket femminili e maschili. Negli anni la struttura venne allargata e raggiunse i 3.000 metri quadrati grazie alle concessioni del demanio. Nel 1980 il giornalista della RAI Paolo Valenti inserì l'Alcamar nella Federazione Italiana Calcetto e da lì ogni estate i tornei con le migliori squadre italiane. Oltre allo sport e alle serate danzanti con le immancabili gare per Missy, anche la solidarietà. Infatti, nell'estate del 1961, la direzione dell'Alcamar offrì un pranzo a 100 bambini ospite dell'IPAB, Opera Pia Pastore. È stata questa in assoluto la prima iniziativa per far vivere e quindi animare Alcamo Marina. Oggi, al posto dell'Alcamar, è stata realizzata una sala, ristorante, pizzeria. Fu negli anni 50 che iniziarono ad aumentare le presenze di bagnanti. Poche le case, la spiaggia libera, caratterizzata dalle dune. Nel 1962 si inaugurò il Motel Beach. Un anno dopo, il deputato regionale alcamese Ludovico Corrao, assessore ai lavori pubblici, riuscì ad ottenere il finanziamento per realizzare una struttura alberghiera nelle vicinanze dell'ex Tonnara, la Battigia. Qui negli anni sono stati organizzati eventi di vario genere. Nel giugno del 2004 ebbe notorietà internazionale poiché ospitò per diverse sere un gruppo di attori tra i più famosi al mondo. Stiamo parlando di Catherine Zeta-Jones, Brady Pitt, George Clooney, Vincent Cassel, Julia Roberts ed Andy Garcia, che nel mare e nella Tonnara di Scopello girarono molte scene del film della saga Ocean 12. Nel 1956 veniva inaugurato il Moulin Rouge, si ballava sino a tarda notte e nei mesi estivi si esibirono Nilla Pizzi, venuta per la seconda volta ad Alcamo, Claudio Villa, Nicola Ariano, le sorelle Kessler, Lunzio Gallo, Nico Fidenco, il quartetto Cetra, la grande Mina, Giorgio Gabber, i comici Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e tanti altri.
Oggi al posto del Moulin Rouge c'è una pizzeria. Nel periodo della riscoperta di Alcamo Marina, Salvatore Schiavone, titolare di due forni, baffone alla Vittorio Emanuele e tifosissimo dell'Alcamo, inaugurò nel 1963 la prima pizzeria, la Taverna del Carrettiere, ambiente rustico con tavoli a forma di ruote di carretto. Negli anni Ottanta, accanto all'ex Sicil Marmi, struttura che qualche anno fa il gruppo Hilton voleva acquistare, si aprì il Kennedy, prima discoteca ad Alcamo Marina. Divenne il punto di riferimento di giovani del Trapanese e del Palermitano, sempre affollata. 20 anni fa cambiò gestione, il locale venne ingrandito, prese il nome di Pascià, funzionò solo alcuni anni e poi venne definitivamente chiuso. Ad Alcamo Marina è stata edificata anche una chiesa, la Stella Maris, per le funzioni religiose. La sera della vigilia del 15 agosto si svolge la processione dell'Assunta, che attraversa il centro di Alcamo Marina e un tratto della spiaggia. Il corteo passa pure davanti all'antica chiesa dell'ex Tonnara, dedicata al Santissimo Salvatore. Alcamo Marina e nei cuori degli alcamesi e le antiche fornaci alla foce del fiume San Bartolomeo ulteriormente la caratterizzano, dove spiaggia e mare primeggiano per turisti e villeggianti. La vita è certo è cambiata, non pullula più di giovani, ma in ognuno di noi c'è il sogno di farne un'attrazione turistica e di mettere in risalto questa bellezza. Circondata da terreni alquanto fertili, la Rocca di Calattubo vanta una storia lunghissima e ricca di antiche leggende. Oggi, tra queste colline argillose, il castello di Calattubo, la cui costruzione di alcune parti risale al periodo bizantino, appartenne a diverse famiglie nobili e gli eredi dei Papè, principi di Valdina, la vendettero nel 2007 al comune di Alcamo. Ci troviamo allo stadio comunale Lelio Catella, in cui nel pomeriggio molte persone, ma soprattutto giovani, sono soliti venire ad allenarsi. Inoltre ad Alcamo vi sono molte realtà sportive, tra cui possiamo ricordare la scuola calcio ad Elcam, ma anche il torneo Costa Gaia. La scuola calcio ad Elcam è una delle realtà sportive che opera nel territorio alcamese. È un'attività che è nata nel 1986, quasi 34 anni fa, con un gruppo di ragazzi che intendevano così svolgere un'attività sociale sul territorio. E a poco, grazie anche alla preparazione di molti tecnici, siamo riusciti a creare una realtà che, oltre a svolgere un ruolo sociale, soprattutto per i bambini più disagiati, a creare anche, avere dei risultati sportivi importanti. E abbiamo pensato di fare una manifestazione così anche partendo dal far conoscere il territorio alcamese e abbiamo iniziato con una manifestazione che da 34 anni ad oggi esiste, che è il torneo Costa Gaia. Siamo partiti con 8 squadre il primo anno, poi di volta in volta siamo sempre più cresciuti e sono venuti a partecipare tante realtà sia italiane che estere. Ricordo il Debrecen, la squadra ungherese, sono venuti i russi, squadra di New York, il Panama, squadre maltesi, quindi è un po' tutte le squadre calcio dilettantistiche inizialmente sul territorio nazionale.
Poi, grazie all'aiuto anche di qualche azienda, siamo riusciti così a coinvolgere le società professionistiche, perché sono passati la Juve, il Toro, la Roma, l'Inter, il Parma, il Napoli, la Sampdoria, il Genoa, un po' diciamo di tutte le società professionistiche. Poco a poco abbiamo avuto anche dei risultati sportivi e anche siamo riusciti a far uscire fuori dei ragazzi che militano oggi nelle società professionistiche. Diciamo Pirrello che gioca nell'Empoli, Cannavò che è un ragazzo di Partinico che è anch'esso nell'Empoli, Imperiale che gioca nel Piacenza, ma poi è uscito fuori un ragazzino che oggi è al Milan che si chiama Gabriele Alesi. E questo è stato il fiore all'occhiello diciamo dei ragazzi che sono usciti dal punto di vista proprio calcistico. Abbiamo partecipato a tantissime manifestazioni sportive, il presidente Napolitano ci ha premiato diciamo in Abruzzo alla Free Cup per l'impegno, la correttezza anche nella partecipazione dei ragazzi alle manifestazioni sportive. Questo è bene o male in sintesi quello che la realtà offre. Stavo dicendo che l'importanza, ripeto, della conoscenza del territorio, infatti grazie anche a questo movimento molte persone ritornano nelle nostre zone perché c'era gente che non conosceva neanche la realtà della nostra terra. Quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti, voglio dire, di quello che si è fatto sul territorio. Sono stato invitato, ovviamente brevemente, a parlare dell'associazione Amici della Musica di Alcamo, che mi onoro presiedere dal giorno della fondazione, ovvero il 30 maggio del 1986. L'associazione è nata per il comune intento di cultori amanti della musica di creare un punto di riferimento ad Alcamo per la musica in generale, ma in particolare per la musica classica e per la musica lirica. L'associazione ha come primo momento organizzativo la stagione concertistica. In questi lunghi anni, diversi anni, ha già organizzato più di 500, quasi 600 concerti. Prima ad Alcamo, poi si è allargata anche a Castellammare, a Partinico, a Calatafimi, ma i cambiamenti economici e anche i cambiamenti epocali hanno portato poi ad operare soltanto ad Alcamo. Oltre alla stagione concertistica, che ormai vede una media di 17-18 concerti in abbonamento ogni anno, l'associazione ha circa 20 anni fa istituito quello che viene ritenuto un po' il gioiello dell'associazione, il concorso lirico per cantanti, giovani artisti che vengono da tutto il mondo e che ha una peculiarità ed è anche la sua forza, quella di avere istituito delle selezioni nazionali all'estero. Addirittura gli Amici della Musica di Alcamo sono presenti in Cina dal 2003 e credo che siano tra le primissime strutture, organizzazioni private che sono riuscite a redigere, a fare un accordo con una struttura pubblica, ovvero col Conservatorio di Shenyang in Manciuria. Inoltre le selezioni del concorso sono presenti in Giappone, in Thailandia, in Cile, in Argentina, in Russia, in Germania e in altre sedi. Il concorso ha certamente dato possibilità e una ribalta internazionale alla città di Alcamo e spesso è stato, come dire, motivo di incontro tra due persone che non si conoscevano. Dice: ah, io sono di Alcamo. Dice: ah sì, dice, dove c'è il concorso internazionale di canto lirico. Quindi effettivamente è una manifestazione che nel corso degli anni si è affermato sempre nella nicchia un po' piccolina del mondo della lirica, ma che poi nella realtà a livello mondiale non è tanto piccolo. Altra attività è il Premio Internazionale per la Cultura, che
ha un palmarès di tutto rispetto, basta citare alcuni premiati come la celeberrima Renata Tebaldi, l'anti-Callas per alcuni versi, perché nel periodo in cui la Callas era ritenuta la numero uno, sicuramente la Tebaldi, se non era la numero uno, era la numero due dal punto di vista del canto lirico per le donne. Ma abbiamo anche premiato in senso più ampio, non siamo voluti rimanere nel mondo della lirica, e quindi per esempio se prendiamo il settore dello sport sono stati premiati Fabio Capello, oppure ancora per la moda Giorgio Armani, o ancora Sua Eminenza il Cardinale Cocco Palmerio, Ministro della Giustizia della Città del Vaticano, o ancora Manganelli, Capo della Polizia, e tante altre personalità che sono stati al vertice e hanno rappresentato il meglio dell'espressione di quel settore laddove hanno operato. Io ricordo per esempio l'ammiraglio Meloni, che ha preso il premio per la Guardia Costiera, che è il comandante generale per la Guardia Costiera. O anche ultimamente abbiamo premiato anche il miglior lasoterapista a livello mondiale, che è il dottore Leonardo Longo, che vive e svolge il suo lavoro principalmente a Firenze. Infine, l'altro settore è l'assegnazione del premio Ciullo d'Alcamo, che è una forma di riconoscimento a personalità, a cultori della musica e non, che hanno dato sostegno e all'Associazione Amici della Musica, ma anche alla città di Alcamo, o che hanno portato in giro per il mondo il nome, le bellezze, la storia della nostra amata città di Alcamo. Ed eccoci a Piazza Castello, alle mie spalle il Castello dei Conti di Modica. È il simbolo del potere della città, costruito tra il 1340 e il 1350 dai fratelli Enrico I e Federico III Chiaramonte, con conci di pietra non squadrati che provenivano dalle antiche cave delle contrade Trinità, Santa Lucia e Sant'Ippolito, e con la sabbia estratta nel piano di Sant'Oliva e da una cava di fronte alla Chiesa Madre. Vi sono quattro torri, tra cui una era la Torre Maestra, e in una delle quali venivano anche torturati violentemente i prigionieri. Il Castello dei Conti di Modica, tra il 1410 e il 1812, fu proprietà dei Cabrera, Conti di Modica, da cui prese il nome. Successivamente fu sede di uffici comunali, prigione fino al 1968. Gli ultimi restauri sono stati effettuati nel primo decennio degli anni 2000. Adesso è fonte di attrazione turistica, ma anche luogo curioso per sfondi fotografici. All'interno ospita l'Enoteca Storica Regionale, il Museo del Vino e delle Tradizioni, e una mostra dedicata alle opere scultoree di Nicola Rubino. Inoltre vengono celebrati i matrimoni civili. Sapete cosa ospita anche? Un'esposizione dei pupi siciliani, simbolo della cultura siciliana. Dal Camese è un piacere immenso poter raccontare che l'opera dei pupi siciliani è stata costruita da Salvatore Olivieri, nipote materno di Gaspare Canino, l'ultimo vero puparo esistito ad Alcamo ed in provincia di Trapani. Salvatore impara dal nonno la tecnica di costruzione dei pupi, ma suo nonno Gaspare, ormai stanco e anziano, vede il suo patrimonio così prezioso al Museo Internazionale delle Marionette di Palermo. Intorno al 1990 Olivieri decide di far tornare in scena ciò che aveva imparato dal nonno, i pupi siciliani. Buonasera, mi chiamo Salvatore Olivieri, sono nipote di Gaspare Canino, che fu l'ultimo vero pupare doppiante esistito nella nostra Alcamo. Gaspare figlio di Luigi e Luigi figlio di quell'Alberto Canino che nel lontano 1823 costruì il primo vero pupo siciliano e poi aprì il primo vero teatrino dell'opera dei pupi a Palermo. Di questo ne parla anche il Petrè nei suoi manoscritti. Mio nonno dedica tutta la sua vita all'opera dei pupi, poi io sono sempre con lui, fin da piccolo, lo aiuto, divento uno dei suoi aiutanti, fino a sostituirlo quando lui si è invecchiato, prendo il suo posto, ma a lui tocca la recita e la direzione dello spettacolo, poi tutto finisce. Le modernità
hanno distrutto l'opera delle pupe. Vengono soltanto i vecchi, i giovani non vengono più all'opera delle pupe perché preferiscono il cinema alla televisione. Lui si è invecchiato e poi decide di vendere tutto il suo meraviglioso teatro, compreso quel primo pupo di suo nonno, al Museo Internazionale della Marionetta di Palermo. Poi ci arriva la chiamata del Padre Eterno nel 1977 e ad Alcamo non si parla più di pupare. Siamo nel 1991, un mio carissimo amico, il dottor Ignazio Calamia, mi invita a partecipare a una mostra su Zio che è rimasto ad Alcamo del vecchio teatrino dell'opera dei pupi di mio nonno Gaspar. Io la cosa mi piace, vado a tirare fuori i vecchi attrezzi, mi vado a fare prestare alcune pupe di un vecchio puparo partenicese, carino pure, nipote di mio nonno. Quindi facciamo questa mostra, dove la mostra venne visitata da una marea di gente, siamo sotto le feste natalizie, e lì tutti che mi chiedono la tecnica della manovra, la tecnica della recita, io mi sono infiammato, così quando è finita la mostra ho deciso di costruirmi dei pupi e far ritornare nella nostra Alcamo l'opera dei pupi. Ci sono riuscito. L'hanno saputo al comune, mi hanno fatto fare degli spettacoli in piazza, mi hanno fatto gli alcamesi molti applausi. Gli applausi sono il toccasana di colui che recita. Mi sono detto: Salvo, non ti puoi tenere più indietro, e vado avanti. Intanto è stato restaurato il castello dei Conti di Modica di Alcamo, dove il sindaco e tutti i sindaci che si sono susseguiti dopo il dottore Ferrara mi hanno dato quella meravigliosa stanza dove io ho impiantato il mio teatrino dell'opera dei pupi, l'unico in provincia di Trapani, dove spesso, soprattutto d'estate, facciamo degli spettacoli. Adesso la nostra tradizione, la tradizione dei Canino, fra 3 anni compie 200 anni. Se ci sarò pure ancora io, farò una meravigliosa festa, un meraviglioso spettacolo, un grande spettacolo all'opera dei pupi nella nostra piazza Ciullo. Questo qua è il prode Mambrino, il feroce Mambrino veramente, della storia dei paladini di Francia, dove va in cerca di Rinaldo, che Rinaldo ci ha tolto la sua donna, che poi diventa moglie di Rinaldo, la bella Clarice, che lui, questo Mambrino qua, l'aveva rapito. Ma Rinaldo, sopra il suo cavallo baiardo, con la sua spada fu sberta fiammeggiante fra le mani, entra dentro il campo di Mambrino e con la sua spada uccide, taglia a pezzi i soldati, prende la bella Clarice, se la carica sul cavallo e se la porta lontano dal campo di Mambrino. Mambrino va a assediare la Guascogna e Carlo Magno va pure in difesa della Guascogna. Allora ne succederanno di tutti i colori. Mambrino andrà in battaglia, sfiderà i paladini uno dopo l'altro, li prenderà prigionieri, ma alla fine Rinaldo gli taglierà la testa e si prenderà quest'elmo che ha giurato di conquistare quando gli hanno donato le armi. Guardate come fa ad abbassarsi la visiera questo qua. Si abbassa la visiera, poi alzerà lo scudo che adesso devo mettergli, prenderà la sua spada e va in battaglia a combattere contro i suoi nemici. Vedete come si muove? Allora, loro, per me, per come la penso io, tutti li hanno chiamato comunemente pupi, per me sono personaggi. Personaggi che messi in scena nel teatrino dell'opera dei pupi diventano attori, interpreti e rappresentano la nostra storia, la storia della nostra Sicilia. Alle mie spalle troviamo il teatro Cielo d'Alcamo, è sicuramente una delle compagnie storiche della nostra città, è il Piccolo Teatro. Buongiorno, sono Nato Stabile della cooperativa Piccolo Teatro di Alcamo, una cooperativa che opera ad Alcamo dal 1976, quindi siamo al nostro 45esimo anno di ininterrotta attività, guidati ormai da decenni dal nostro direttore artistico Franco Regina e dal nostro presidente dottor Felice Ciacio. Noi abbiamo anche una caratteristica di cui siamo
molto orgogliosi, il fatto che i fondatori dell'epoca siamo ancora tutti insieme, insomma la nostra compagnia non ha conosciuto divisione, questa è una cosa che ci fa molto piacere, la dice lunga anche sul clima che cerchiamo di trasmettere anche ai nostri giovani, perché abbiamo anche il piacere accanto ai vecchi della cooperativa, vecchi per modo di dire, vecchi di esperienza, mettiamola così, abbiamo tantissimi ragazzi che tra l'altro si stanno facendo molto onore, tra cui Chiara Calandrino, abbiamo il nostro Suppa, Carlo Suppa, che hanno fatto anche degli interventi su Rai 1 recentemente in occasione del Giro d'Italia. Della nostra cooperativa cosa dire? In qualche minuto possiamo dire che operiamo appunto da 45 anni, abbiamo messo in scena un centinaio di copioni, un centinaio di commedie, e quindi da noi sono passate anche centinaia di ragazzi e di persone che hanno recitato, poi magari per motivi diversi si sono allontanati per motivi diversi, legati soprattutto al lavoro, poi sono ritornati. C'è quindi uno zoccolo duro che resiste sempre, accanto a tanti giovani veramente di grandissimo valore, e poi tante persone che abbiamo avuto il piacere di coinvolgere anche in commedie musicali con 40-50 interpreti, Pipino Breve, Sogno in palcoscenico. Poi il nostro teatro è un teatro che spazia dalla commedia brillante alla dramma, teatro d'autore, anche abbiamo messo in scena molte commedie di autori contemporanei. Abbiamo recitato ovviamente anche Ciullo d'Alcamo attraverso i nostri ragazzi che hanno fatto questi monologhi che sono stati pubblicati sui social e che appunto qualche strofa è stata anche ripresa da Rai 1. E quindi speriamo di avere ancora davanti a noi almeno altrettanti anni di operatività, ma questo ne siamo sicuri, perché abbiamo tanti giovani che veramente ci affiancano, che ci danno sempre tanto entusiasmo, e quindi stiamo vivendo per ora un momento un pochino di pausa in cui ci dedichiamo più ai social, ai monologhi fatti magari appunto attraverso questi canali digitali, e non vediamo l'ora di ritornare sul palcoscenico per tornare a riabbracciare e a vivere questo contatto con il nostro pubblico che appunto dal 1976 ci segue ininterrottamente. Un saluto dal piccolo teatro. Siamo davanti a quella che viene considerata la casa del poeta Ciullo Ocelo d'Alcamo, autore del Contrasto. Però si tratta di un falso storico. Mariano Cassarà, cittadino alcamese, è conosciuto per la scultura da lui realizzata che raffigura Ciullo in atteggiamento amoroso con la sua donna amata. La giovane, nel componimento Il Contrasto, viene paragonata a una rosa fresca o lentissima, e perciò lo scultore la rappresenta come se venisse fuori dallo stelo di un fiore. Lo scambio di sguardi tra i due protagonisti e il rumore dell'acqua che scorre nella fontana, creando gradevoli getti, conduce gradualmente lo spettatore in una dimensione di sogno. L'opera è realizzata in travertino alcamese, scolpito con una serie di forme armoniose, seppur a volte contrastanti tra loro, come a richiamare il titolo dell'opera di Ciullo d'Alcamo. Diverse sono le simbologie che l'osservatore può cogliere, tra le quali lo stemma con l'aquila, simbolo della nostra città. Mariano Cassarà fu sicuramente un uomo versatile e nella sua vita, oltre al lavoro, trovò spazio per dedicarsi non solo alla scultura, ma anche alla pittura, al disegno, alla ceramica, alla lavorazione del ferro battuto, alla scrittura. Profondo il suo legame con la natura, dalla cui osservazione traeva spunto per le sue opere, che hanno come tema ricorrente anche la donna, l'evoluzione, la tecnologia. Tra le sculture che assieme alla fontana si trovano nel giardino della sua casa ricordiamo la maternità, l'evoluzione della donna e lo spazio. Il Contrasto di Ciullo d'Alcamo è un testo poetico
che ci è giunta attraverso un codice della fine del 1200, del XIII secolo, un codice conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana. In questo codice si trova il testo, ma non si trova il nome dell'autore. In realtà questo nome dell'autore è stato aggiunto dopo, nel 500, da un umanista che si chiamava Angelo Colocci e che ci parla appunto di questo autore come Celo d'Alcamo oppure d'Alcamo, scritto tutto attaccato. Ci sono diverse interpretazioni che riguardano appunto la figura e il nome stesso del poeta. Celo sarebbe un diminutivo di Michele, un nome molto attestato nei documenti del tempo, mentre d'Alcamo le interpretazioni sono diverse, probabilmente si fa riferimento a un panno che si chiamava Camus, oppure a un morso o una museruola, ma in ogni caso adesso la critica, diciamo così, più recente, più aggiornata, ha riportato questo autore appunto alla città di Alcamo. Il testo si presenta come un testo molto articolato perché è un dialogo che avviene tra un canzoneri, così viene chiamato, una pastorella, in realtà una villanella, una villana. E questo testo ha avuto fortuna perché è stato citato da Dante Alighieri, è stato citato nel De Vulgari Eloquentia, nel capitolo dodicesimo del primo libro. Dante cita proprio il terzo verso del contrasto, tragemi d'este focora se teste avvolontate, e parla della lingua del contrasto come testimonianza appunto del siciliano illustre. Il testo è datato tra il 1231 e il 1250, non ci sono documenti esterni che ce lo dicono, ma sono due versi interni del testo che ci dicono che questa datazione, questo termine da cui partire, che è il 1231, perché si fa riferimento alle costituzioni melfitane appunto di Federico II, e poi perché si cita il nome di Federico II, quindi il testo sicuramente è stato scritto prima della sua morte, che è il 1250. Il contenuto del testo è un contrasto appunto, è in qualche modo un alterco che avviene tra due personaggi, questi due personaggi. Il canzoniere che invita la donna è il rifiuto della donna. Questo botta e risposta si protrae per tutto il testo, che è di 160 versi, sono 32 le strofe, quindi 16 interventi per ogni personaggio. Alla fine la donna però cede alle insistenze amorose del canzoniere. Questo cedimento avviene gradualmente, passo passo, fino a quando la donna chiede al canzoniere di rivolgersi ai genitori per chiedere a loro la mano della figlia, e poi più avanti chiede al canzoniere di giurare sul Vangelo. Il canzoniere dice che lo ha già fatto, esce fuori questo libro che in realtà dice che ha rubato, insomma, da una chiesa, quindi questo giuramento è in qualche modo sacrilego, ma alla fine la donna cede e chiede appunto al canzoniere, lei stessa appunto, di unirsi con lui, l'invita ad andare subito a letto. La lingua del contrasto di Celo d'Alcamo è una lingua toscanizzata. Tutti i testi della poesia siciliana, quando furono trascritti appunto dai toscani, la loro lingua fu trasformata, ma abbiamo dei residui, diciamo, della lingua siciliana all'interno di questo testo. Uno per tutti è l'espressione un naio abbentu, notte e dia, cioè non ho pace, che è tipico appunto del nostro dialetto siciliano. E inoltre c'è l'uso del verbo sazzu, che sarebbe saccio, sapere, del verbo sapere. Il testo è incentrato sulla metafora della rosa. La rosa è il simbolo della bellezza della donna che spande il suo profumo. È una metafora che ha anche delle chiare diciamo allusioni sessuali, una metafora che è molto diffusa nella letteratura precedente e anche successiva. E questa metafora della rosa la ritroviamo nel famosissimo verso 1, rosa fresca o lentissima, capari in verlastata, un verso molto altisonante, anche dotto. Lo troviamo poi al verso 13, in cui si parla della rosa fresca dell'orto, e infine al verso 44, rosa invidiata.
Rosa fresca o lentissima, capari in ver l'estate, le donne ti disiano pulzelle e maritate, tragemi d'este focora, sedesta volontate. Per te non hai avento, notte e dia, pensando pur di voi, madonna mia. Se di me per travagliti, follia lo ti fa fare, l'omar potresti a rompere, aventi a semenare. L'avere desto secolo, tutto quanto a sembrare. Avere me, non poteri a sto mondo. Avanti, li cavelli, maricondo. Se li cavelli artonni ti, avanti fossi io morto, cannissi si me perdera, lo sollaccio il diporto, quando ci passa e vegliati. Rosa fresca dell'orto, buono conforto donimi tuttora, poniamo che si aiunga il nostro amore. Che il nostro amore aiungasi, non voglio ma talenti. Se ci ti trova paremo con gli altri miei parenti, guarda, non ti ricolgano questi forti correnti. Come ti seppe buona la venuta, consiglio che ti guardi alla partuta. Se i tuoi parenti trovano me, e che mi possono fare? Una difesa mettonci tu mi la costari, non mi torcar padreto per quanta vera ambari. Viva l'imperator, grazie a Deo! Intendi bella quel che ti dico io? Tu me non lasci vivere, né sera né mattino. Donna, mi so di perperi, d'oro massamotino. Se tanto perdonassimi, quanto allo Saladino, e per aiunta, quanto allo Soldano, toccaremmelo un po' di la mano. Molte sono le femmine che hanno dura la testa, e l'uomo con parabole la dimine a monesta. Tanto intorno. Procazzola, finché là in sua podesta. Femmina d'uomo non si può tenere. Guardati bella, pur de ripentere. Che non è pur ripentessende, davanti fossi uccisa, che nulla buona femmina per me fosse ripresa. A er sera passastici incorrendo alla distesa. Acquistasti riposa, o canzoneri. Le tue parole a me non piacciono gueri. Ah, quante sono le schiantora che m'amisi allo cuore. E solo pur pensando nella dia quando mo fore, femmina d'esto secolo, tanto non amai ancora, quanta moteve, rosa invidiata, beh, credo che mi fossi destinata. Se destinata fosse, ti caderie delle altezze, che male messe forano in te le mie bellezze. Se tutto divenissemi, tagliaremi le trezze e consore marenno a una mangione. Avanti, che m'attrocin le persone. Se tu consora rendi, donna col viso clevi, allo mostero venoci e rendomi con fleri. Per tanta prova, vengerti farò lo volontieri. Con te ho stato la sera e lo mattino. Bisogna che ti tenga al mio dimino. Me, tapina misera, com'ha un reo destinato? Gesù Cristo l'Altissimo del tutto mi erato, concepiste mia battere in uomo blestemiato. Cerca la terra che este grani assai, più bella donna di me troverai. Cercata, Taio, Calabria, Toscana e Lombardia, Puglia, Costantinopoli, Genova, Pisa e Soria. La Magna e Babilonia e tutta Barberia. Donna, non ci trovai tanto cortese, perché sovrana de meve te prese. Poi tanto travagliastiti, faccioti mio pregheri, che tu vada domani mia mia mare a Monperi. Se dare mi ti degnano, menama lo mosteri e sposami davanti dalla gente, e poi farò le tue comandamenti. Di ciò che dici, vita, ma niente non ti vale, che dalle tue parabole non ho fatto ponti e scale. Penne pensasti mettere, te son cadute l'ale, e dato Taio la volta sottana. Dunque, se puoti, teniti, villana. E in paura non mettermi di nullo manganiello, istomi in sta gloria di sto forte castiello. Prezzo le tue parabole meno che d'un sitiello. Se tu non levi e vattinne di quaci, se tu ci fossi morto, ben mi piaci. Dunque vorresti vita, ma che per te fosse strutto, se morte essere debboci, ho intagliato tutto, di quaci non mi mostra. Se non hai dello frutto, lo quale stavo nello tuo giardino, dissero la sera
e lo maetino. Di quel frutto non abbero conti né cavalieri. Molto lo disiarono marchesi e giustizieri. Avere non depottero gironde molto feri. Intendi bene ciò che voglio dire? Meneste di millonze lo tuo avere. Molti sono i garofali, ma no che salmandai. Bella, non dispregiare mi savanti non m'assai. Se il vento è in proda e gira, se giungete le prai. A rimembrare toste parole, che dentro st'animella assai mi dole. Ma cara che dolesseti, che cadesse angosciato? La gente ci corressero, da traverso e dal lato. Tutto a me vi dicessero, accorri a sto malnato. Non ti degnare a porgere la mano, per quanto avere al Papa e lo sultano. Deo lo volesse, vita, ma te fosse morto in casa. L'armanderia consola, che a dì e notte pantasa. La gente ti chiamarono, oi per iura malvasa, che l'uomo morto in casa da traita. Sansoni colpo, levimi la vita. Se tu non levi e vatine con la maledizione, li frati miei ti trovan dentro, chissà magione. Bello mi soffero perdinci la persona, che a me ve sei venuto a sormonare, parente né d'amico non t'aitare. A meve non aitano né amici né parenti, i strani so cara, ma e in fraesta buona gente, or fa quasi un anno vita, ma che entrata mi sei in mente. Di canno ti vestisti lo m'aiuto, bella da quello giorno so feruto. Di tanno namorasti ti tu, Iuda l'ho traito, come se fosse porpore, iscarlato sciamito. Se l'Evangele iurami che mi sia marito, avere me non poteri sto monno. Avanti, in mare gittumi al perfonno. Se tu nel mare gittiti, donna cortese e fina, deretomi di misera per tutta la marina. Poi cannegaste di trovareti alla rena, solo per questa cosa ti impretare, con teo mai aggiungere a peccare. Segnomi in patria, in figlio e in santo Matteo. So che non sei tu retico o figlio di Giudeo, e cotali parabole non udi dire anch'io. Che morta si la femmina l'un tutto, perdersi lo sapor e lo disdutto. Bene lo saccio, cara, ma altro non posso fare. Se quisso non arcomplimi, lasso nello cantare. Fallo, mia donna, plazzati, che bene lo puoi fare. Tu ancora non m'ami. Molto t'amo, che m'hai preso come lo pesce all'amo. Sazzo che m'ami e amoti di cuore palatino, levati su e vattene e torna cialo mattino. Se ciò che dico fatemi di buon cor t'amo e fino, questo te ti prometto senza faglia, te la mia fede che m'hai in tua vaglia. Perciò che dici, cara, ma niente, non mi muovo. Intanto prendi e scannami, togli sto cortel nuovo. E sto fatto, far potesi, intanto scalfi nuovo. Arcomplimi talento, amica bella, che l'arma colo core mi si inferra. Bensazzo, l'arma doleti, come cava ursura. E sto fatto non potesi per null'altra misura. Se non ha l'evangelica, mo ti dico, giura! Avere me non poteri in tua podesta. Piuttosto prendi e scannami la testa. L'evangelie, cara, ma ch'io le porto in seno. Allo mostero presile, non c'era lo patrino. Sovresto libro, giuroti che mai non ti vegna meno. Arcompimi talento in caritate, che l'arma me sta in sottilitate. Meo sire, poi giurasti mio tutta quanta in cenno. Sono alla tua presenza, da voi non mi difenno. Se ho mi espresso aiuti, mercè a voi marenno. Allo letto ne gimo alla buon'ora. Che chissà cosa ne è data in ventura. Ci si è detto tante volte nella chiesa e fuori dalla chiesa, i giovani sono un problema o sono una risorsa? Ecco, la chiesa ha dato delle risposte a queste domande. I giovani non sono un problema. E chi pensa che i giovani siano un problema
ecco, deve rivedere un po' queste scelte e queste idee, perché sono una risorsa da valorizzare, ovviamente non da chiudere dentro certi schemi, ma da dare la possibilità a loro sicuramente di aprire un percorso, una strada, un'esperienza. Come sacerdote, ecco, dico, è necessario che i nostri giovani riconoscano e facciano esperienza di Gesù Cristo, non tanto dell'istituzione Chiesa. Questo viene dopo. Forse è necessario che all'inizio facciano esperienza di una persona viva e vera, Gesù Cristo, e dopodiché poi riconoscere, certo, la Chiesa, la comunità cristiana, il cammino, ecco, che facciamo come popolo che vive e che cammina nella via del Vangelo. Allora ai giovani, ecco, mi sento di dire questo, ecco, sappiate vivere la vostra vita come opportunità. È un'opportunità la vita che abbiamo, tutto quello che abbiamo, le persone a noi care, gli amici che magari tante volte ti possono anche tradire, ti possono anche deludere, perché no? Però sono sempre un'opportunità che ci è data per poter andare avanti, crescere, per vivere in relazione. Allora a tutti i giovani mi sento di dire, ecco, coraggio, non fermarti alle prime difficoltà, lotta, e lotta con tutto il cuore, con tutto te stesso, non ti fermare davanti alle difficoltà, ma continua a mettere un passo dopo passo e così potrai raggiungere una grande meta, che è Gesù Cristo, la nostra salvezza. Auguri, buon cammino. Usavo lo spicchio d'aglia sopra la tovaglia, lo spicchio d'aglia ora non c'è più, l'aveva posato vicino alla bottiglia d'olio, lo spicchio d'aglia ora non c'è più. Cerca, cerca l'aglia, tale a mezzo la paglia, sa trova la voglia, ma spicchio non ce n'è. Cerca, cerca l'aglia, tale a mezzo la paglia, sa trova la voglia, ma spicchio non ce n'è. Ma di noi chiune cogliendo cottone, cottone cogliia, cercando cottia, cottone cogliia. A di noi chiune cogliendo cottone, cottone cogliia, lo spicchio d'aglia non si trova più. A di noi chiune cogliendo cottone, cottone cogliia, cercando cottia, cottone cogliia. A di noi chiune cogliendo cottone, cottone cogliia, lo spicchio d'aglia non si trova più.